L'Isaltan, il primo diploma accademico di secondo livello in comunicazione e design per l'editoria di questa sessione, relatore Mauro Bubbico, a cui lascio la parola per una breve introduzione. Allora, la tesi di Elisa Altan. La tesi di Elisa è una ricerca sulle fiabe, è una raccolta di fiabe di una comunità della Valresia, a nord-est del Friuli Venezia Giulia, una popolazione di 1200 persone che vivono di origini slave, conservato tradizioni che in altri posti sono un po' scomparse. Questo è potuto avvenire perché, appunto, di origini slave, perché, caso forse unico nel mondo, hanno considerato la lettura una specie di cattiva abitudine, per cui era come vietato, e questo ha fatto in modo di conservare il racconto orale. Per cui tutte le loro storie sono sempre state tramandate, tant'è che negli anni Ottanta uno studioso, accolto da una sola persona, che era, come dire, po' specializzata perché, come dire, c'era portata, Dina Vaitava, che è morta nell'84, ha raccolto circa 400 impressionante. Sentiamo cosa ci racconta Elisa. Ringrazio il mio relatore per la presentazione. Il mio progetto di tesi si intitola Rosejan Skadolina. E cosa significa Rosejan Skadolina? Significa Varrese, è la traduzione in resiano di Varresia. La Varresia è un comune montano, sotto la provincia di Udine. E Resia significa, sta ad indicare sia il comune, sia la vallata, sia il torrente che viene chiamato Uoda in resiano. La Varresia si trova nella parte nord-orientale del Friuli Venezia Giulia, confinante con la Slovenia, e si trova sotto il monte Canin. La Varresia come comune è costituito da sei frazioni che sono Prato, Ucea, Oseacco, Niva, e poi c'è Solvizza, dove andremo poi ad indagare. Perché ho trattato la Varresia? C'è da precisare che fino a qualche anno fa non conoscevo questa comunità, sono venuta a conoscenza tramite una figura vicina alla mia famiglia che è originaria del luogo e che mi ha anche introdotto poi alla comunità. E, per alcune caratteristiche mi sono interessata e poi sono andata ad approfondire. Una di queste particolarità di questa comunità è la zitira, che è la musica resiana, che è questa. Questa musica è costituita da due strumenti che sono il violino, che è la sitira, e il contrabbasso, che è la buncula in resiano. La particolarità di questi musicisti è il fatto di non saper leggere uno spartito musicale. E quindi loro si tramandano questa musica oralmente. Anche gli strumenti sono adattati per questo tipo di musica. Ad esempio il violino e il contrabbasso sono adattati in modo da rendere le note più alte. Un'altra particolarità sarà nei costumi resiani e anche nella figura dell'arrotino, che è il mestiere più diffuso nella valle. Un dettaglio molto particolare del costume sta nel cappello, che costituisce il costume del carnevale, e il cappello è costituito da dei fiori di carta che stanno a simboleggiare l'arrivo imminente della primavera. Un altro
un altro aspetto che mi ha fatto incuriosire di questa comunità è la lingua, che è il resiano, è un dialetto sloveno, è praticamente incomprensibile se non sei resiano. E, io personalmente non lo parlo e quindi mi sono fatta introdurre alla comunità tramite la mia guida, ovviamente. E questo è il resiano. Allora Maria Bibba, che mi urla gli altri parlitini, la bella mia parola, da caco. E quindi il progetto si è svolto in questa modalità. Inizialmente, cioè, la prima fase è stata quella della ricerca, dove ho studiato tutti i testi già esistenti riguardanti la valle, una seconda di sopralluogo, in quanto prima non ero mai stata prima in questa valle, l'ho visitata, e poi l'insediamento, ho vissuto 2 settimane circa in questa casa a Solvizza, insieme alla mia guida che poi mi ha introdotto a tutte le interviste che ho fatto, presentandomi ovviamente prima in resiano e poi siamo riusciti a parlare in italiano. E dopo tutto questo processo c'è stata ovviamente l'elaborazione di questi dati che mi hanno portato poi al progetto vero e proprio. Come riferimenti iniziali ho preso spunto da figure del mondo artistico del design, quali Brave New Alps, che sono un duo di Bolzano, e in particolare il loro progetto Fortezza Open Archive del 2009, dove hanno lavorato insieme alla comunità di Fortezza per capire quali fossero alcune problematiche o semplicemente per raccontare alla comunità tramite dei focus group o del alcuni eventi che potessero unire la comunità, per poi raccontare il tutto tramite dei video che sono stati trasmessi in una serata di Ceneforum. Un altro riferimento iniziale è stato il collettivo BAU, che è un collettivo del Trentino Alto Adige, un collettivo transdisciplinare, in quanto cerca di coinvolgere la produzione artistica con la produzione territoriale. E quindi cercando di coinvolgere gli artisti che vengono in residenza con artigiani magari del territorio. Un altro riferimento è stato JR, che è uno street artist francese che si definisce un attivista urbano, e la sua particolarità sta nel creare questi mega poster che sono dei ritratti fotografici collaborando con la comunità stessa, che lo aiuta ad incollare queste immagini lungo le strade che poi sono cariche di messaggi sociali. E, detto questo, inizialmente avevo intenzione di utilizzare questo approccio partecipativo con questa comunità, ma tramite le interviste mi sono resa conto che sarebbe stato praticamente impossibile, perché se non essendo resiana è molto difficile riuscire ad interagire con i membri della comunità e anche perché c'è molta chiusura anche tra di loro, quindi ho cercato di trovare un'altra modalità di approccio. Questa è la casa dove ho vissuto nel mio periodo di 2 settimane circa, la casa Lettige. E, come si può vedere, non è cambiato molto il paesaggio nel corso del tempo e quindi da qui mi sono mossa nelle varie interviste, e ogni abitante intervistato poi ne passavo ad un altro tramite il contatto che mi lasciava l'intervistato iniziale. E tra le interviste, tra le prime domande che ho fatto è stata: come mai nelle insegne della comunità ci sono spesso delle lettere corrette manualmente, come c'è questo esempio? E mi hanno risposto che per loro il resiano, essendo la lingua di tradizione orale, viene scritto come parlato, quindi con la grammatica italiana, e questo perché loro rifiutano la grammatica slovena, quindi con gli accenti,
qui si leggerebbe Solbitsa, e quindi in quasi tutte le insegne c'è questa correzione manuale da parte dell'abitante. Questa è un'immagine dell'intervista che ho fatto con il signor Mozenic, che mi ha raccontato appunto questo dettaglio dell'insegna. In un'altra intervista ho chiesto come mai, ho chiesto se ci fosse collaborazione tra i vari abitanti, se fosse possibile tentare un approccio di intervento collaborativo, ma mi hanno risposto, questo è un caso, ma più di una persona mi ha risposto che in realtà non c'è collaborazione tra di loro. C'era quando nel periodo dove effettivamente c'era miseria e c'era bisogno di unità, ma quando è iniziato ad esserci un minimo di benessere economico e anche l'avvento della televisione ha rinchiuso praticamente le persone dentro le case a guardare appunto la televisione. E anche se una cosa che è andata persa è stata questa sorta di cinema sociale, dove avvenivano nelle case dove c'erano queste figure, le narratrici, che erano donne, anziane molto spesso, che avevano questo dono di raccontare storie e di riuscire in qualche modo a unire la comunità dal bambino all'adulto. Per questo motivo mi sono focalizzata sulle storie. E in Arezzo c'è un ricco patrimonio narrativo e quindi ho fatto una piccola raccolta di favole, che sono storie che hanno come protagonista gli animali, molto spesso la volpe e il lupo, le fiabe, quindi racconti che hanno come protagonisti spesso esseri. Ho raccolto all'incirca 400 racconti nel corso di 5-6 anni, che sono tuttora registrati su nastro magnetico presso l'Università di Lubiana. Tra gli esseri mitici, questa è un'illustrazione di un essere mitico che ho fatto, c'è la Morà, che è un essere bestiale, misterioso, e a Varresia c'è questa leggenda dove si può richiudere questa Morà dentro una bottiglia per catturarla. Un'altra figura che è ricorrente spesso nelle storie è Barbette, che è un eremita che è realmente esistito, ha vissuto nella frazione di Oseaco, in una baita sperduta in montagna, e questa figura aveva il potere di curare tramite le erbe medicinali ed era un lettore prolifico, quindi era una figura molto positiva di queste storie. Quindi quello che ho voluto fare è stato una parte iniziale di ricerca per capire e approfondirne l'identità, e una seconda parte dove c'è una minima raccolta di storie, favole e fiabe, e con l'obiettivo di raccontarne e far conoscere la comunità al di fuori dei confini della valle. Grazie. Volevo iniziare con una domanda. Ha illustrato il lavoro di alcuni collettivi a cui ti sei ispirata, no? Come Bau, Brave New Alps. Volevo sapere se avevi avuto anche l'opportunità di riflettere su questo modo di vedere l'attività progettuale, che parte dall'abitare un luogo e instaurare delle relazioni con gli abitanti, se pensi che questa possa essere un modello in qualche modo replicabile, o se invece la vedi più come in qualche modo un tuo modo di affrontare un percorso progettuale specifico ma difficilmente replicabile. Nel senso, cioè mi sta chiedendo se il mio metodo può essere replicabile? Ok. Il mio approccio è stato... ho cercato di seguire inizialmente l'approccio antropologico, nel senso
quindi ricerca e poi insediamento e poi elaborazione dei dati. Questo è un metodo che è assolutamente replicabile. E poi l'elaborato delle storie è un approccio assolutamente personale, ma anche questo è assolutamente replicabile. Ed è soltanto una parte iniziale, nel senso, è soltanto una piccola raccolta, quindi si potrebbe andare molto oltre questo progetto. Un'altra cosa, poi lascio la parola ai miei colleghi. Ovviamente tu hai avuto molto da questa comunità, no? È quello che ti ha permesso poi di costruire il tuo percorso, il tuo progetto. Hai pensato anche a diverse modalità di restituzione, oltre ovviamente al lavoro editoriale o di condivisione del tuo elaborato? Tra le mie idee iniziali c'è anche quello di creare una sorta di archivio, come era venuto con il progetto dei Bear New Alps, dove hanno creato appunto un archivio online di tutto il materiale raccolto durante il loro progetto. E nel mio caso non sarebbe possibile perché la connessione internet è inesistente nella comunità, quindi sarebbe stato un lavoro soltanto per me e per altri interessati all'argomento, insomma, quindi sarebbe stato inutile per loro. Quindi un'idea iniziale era anche creare una sorta di elaborato che potesse essere integrato al loro bollettino, che cioè, sia un bollettino per le loro informazioni nella comunità, nel senso notizie o eventi, sia il bollettino parrocchiale. E quindi integrare un lavoro del genere all'interno di questo bollettino, semplicemente. Faccio una domanda che è molto, insomma, abbastanza collegata a quella che ti ha appena fatto Jonathan. Io ho una curiosità, volevo sapere se le illustrazioni che hai fatto sono nate, immagino di sì, dopo il lavoro di ricerca, di racconto, di intervista, ma se poi con i tuoi disegni sei tornata dalle stesse persone a fargli vedere se riconoscono quelle figure mitiche delle loro favole nei tuoi disegni. Ovviamente devo ancora restituire tutto questo materiale raccolto alle persone che ho intervistato, però sicuramente c'è l'idea di tornare e confrontarmi anche con loro e capire, insomma, avere una loro opinione per quanto fatto, anche gli errori magari che ci sono stati, perché non sono una storia, cioè avrei avuto bisogno di un affiancamento magari anche da parte di uno storico della comunità. Quindi sicuramente c'è ancora da lavorare, sicuramente ho bisogno di un confronto sul lavoro fatto. La cosa che volevo chiederti è questa: rispetto alla fattura del libro, della tesi, uso un punto metallico. La storia del Fiabesco, c'è proprio un periodo in cui l'editoria utilizza il punto metallico nel momento in cui le fiabe diventano popolari e vengono accompagnate con il famoso disco, per cui la dimensione di moralità che nella realtà si risente, per cui era una curiosità se c'era un po' un riferimento ad una editoria apparentemente più povera e di accesso. Sì, sicuramente l'obiettivo è stato anche quello, soprattutto perché voleva ricordare un bollettino, quindi può essere inserito all'interno di un bollettino per la loro diffusione interna. Sì. Grazie.